Salve ragazzi e benvenuti a questo primo video tutorial su FighterZ. Allora, in questo video analizzeremo poi i fondamentali del gioco, ritagliandoci anche una particina verso la fine, se riesco, per sfatare un po' di falsi miti che ci sono attorno a questo gioco, ma ne parleremo in seguito. Allora, prima di iniziare a parlare un po' del gioco in particolare, è meglio introdurre una notazione che si usa spessissimo nei picchiaduro, chiamata Numpad Notation. Praticamente, avete tutti una tastiera. Immaginate che il tastierino numerico indichi il vostro personaggio. Ve lo indicherò anche a schermo adesso. Praticamente, 1, 2, 3 parlano delle posizioni quando il personaggio è abbassato. Quindi con 2, che è la posizione che è questo, ossia quando il personaggio è abbassato, e 1 e 3 che sono le due diagonali. 3 avanti al personaggio, tipo questo attacco, diagonale avanti, o indietro il personaggio. 5 è la posizione di neutrale, quindi quando il personaggio è fermo, 6 è quando il personaggio va avanti, 4 quando il personaggio va indietro, 8 quando salta, 7 e 9 quando salta nelle due diagonali. Concluso questo, tenetelo giusto a mente per quando inizierò a darvi un po' le... magari più avanti nei video di combo, quando inizierò a utilizzare questa notazione. Poi comunque ci ritorneremo. Ad ogni modo, parlando più nel particolare di questo gioco, iniziamo da una componente fondamentale di ogni picchiaduro, ossia le possibilità di movimento. Tutti i personaggi si possono muovere o possono dashare. Il movimento è questo, il dash è questo. In questo gioco, a differenza di altri picchiaduro, esiste anche un super dash. Questo. Allora, uno dei, diciamo, errori più comuni che vedo fare in questo gioco è praticamente l'abuso del super dash per avvicinarsi da lontano. Il problema nell'abuso del super dash è che un giocatore esperto può punirti con un anti-air. Ora vi farò un esempio di come è possibile punire un super dash con un anti-air. Molto molto facile. Avete visto? Praticamente in questo modo un giocatore che si aspetta che voi utilizziate Super Dash potrà con molta consistenza punirvi costantemente. Questo perché tutti i personaggi hanno un anti-air, che sarebbe il vostro pulsante pesante quando siete abbassati. Questo. In questo un anti-air, se non lo nel caso non lo sappiate, è un attacco che ha frame di invincibilità quando il vostro avversario è in aria. Quindi potete usare un anti-air per punire anche ad esempio una manovra come questa. Ossia un dash aereo, o anche un attacco in dash, come questo. Comunque, parlando sempre del movimento, è bene tenere a mente che, visto che il super dash abbiamo appurato non è un metodo sempre safe per avvicinarsi, è bene utilizzare spesso i dash normali per avvicinarsi. Oltre a questo potete usare i dash sia a terra, quindi magari chiudere un dash con un attacco basso, sia in aria, per avvicinarsi in questo modo. Cercate di abituarvi a muovervi e iniziare le combo in questo modo. Questo perché fare sempre affidamento sul super dash, se incontrate un avversario molto più abile di voi, vi porterà costantemente a regalargli delle combo e a farvi frustrare inutilmente. Quindi cercate di tenere a mente questo. Bene, conclusa la parentesi del movimento, parliamo un po' del combattimento. Prima di parlare delle combo, vediamo di introdurre un po' il concetto di hit confirm a cui ho accennato prima. Allora, tenete a mente che ogni vostro personaggio ha 4 opzioni di attacco. Un attacco leggero, un attacco medio, un attacco pesante e uno special, che tendenzialmente sono colpi di più. Ora, a seconda del personaggio, uno di questi 4 attacchi può garantirvi un hit confirm. O un hit confirm significa sostanzialmente che da un attacco slegato dagli altri voi potete partire in una combo. Ad esempio, tutti i personaggi possono fare hit confirm da 5L, ossia il standing light, ossia l'attacco leggero stando in piedi. Guardate. Ecco, in questo modo ho confermato un attacco leggero in una combo, in un autocombo del gioco, ma vedremo bene per le combo per quello. Effettuare attacchi alti significa che l'avversario si aspetterà la maggior parte delle volte che noi attacchiamo alto. Quindi il modo migliore per fare hit confirm tendenzialmente è con attacchi bassi, in questo modo. Ecco. Dovete tenere presente che comunque, a seconda di quanto siete distanti l'avversario, può essere difficile continuare la combo, tipo così.
come avete visto prima, comunque ho missato perché non sono riuscito ad avvicinarmi bene all'avversario quando ho cancellato il mio salto. Ma vedremo il termine di jump cancel quando parleremo delle combo più avanzate. Per il momento tenete a mente che ci sono diversi modi in cui fare hit confirm. Potete fare hit confirm, se non lo sapete, anche con colpi di ki. Guardate come. Ho utilizzato una barra, ma sono riuscito a far partire una combo da semplicemente la special di Goku. Una cosa da tenere a mente se il vostro avversario sta spesso lontano da voi. Ok, prima di passare alle combo vere e proprie ci sono ancora due modi per fare hit confirm che dobbiamo analizzare. Sono molto importanti per quando il nostro avversario è molto abile a difendersi. Ad esempio, proviamo a guardare adesso come si difende il nostro avversario. Vedete? Non riesco a bloccare la sua difesa. Continua a parare basso. Come vedremo dopo nel capitolo difensivo, parare basso è un'ottima tecnica, visto che la maggior parte delle combo più pericolose di questo gioco iniziano da un attacco medio-basso. Quindi, come possiamo bucare la difesa di un avversario che para basso? Beh, è molto semplice. Tutti i personaggi hanno un pulsante che è il 6M, ossia il pulsante in avanti con il pugno medio, che è un overhead. Guardate, lui sta parando basso, ma noi riusciamo a colpirlo, perché il nostro colpo passa sopra la sua difesa. Anche alcuni attacchi aerei agiscono da overhead. Vedete? Questo è un attacco pesante di Goku in salto, e agisce da overhead, e quindi apre il nostro avversario per una combo. Non è l'unico modo che abbiamo per bucare la guardia del nostro avversario. Un altro modo è utilizzare l'impeto, come chiamo io, il Dragon Rush. In questo modo possiamo partire una combo aerea da un avversario che para. Tenete a mente che, come tutte le mosse, esiste un counter. Se il nostro avversario preme il pulsante dell'impeto insieme a noi, praticamente inizieremo a combattere e ritorneremo in posizione neutrale, che alla fine sarà comunque nulla di guadagnato né per noi né per il nostro avversario, quindi vale sempre la pena tentare se siamo contro un avversario che tende sempre a parare o se si aspetta spesso i nostri overhead. Cosa da tenere a mente quando si vuole fare hit confirm è essere imprevedibili, quindi cercare di fare un mix tra tutte queste opzioni di attacco che vi ho fatto vedere. Ecco qua. Ok, veniamo ora al capitolo più stimolante secondo me, ossia le combo. Allora, dovete sapere che giocare bene a un picchiaduro è sostanzialmente tutta una questione di pratica e di memoria muscolare. Ma la memoria muscolare è una brutta bestia, nel senso che voi continuate a giocare ma non vedrete miglioramenti sensibili, anche se questi miglioramenti ci saranno. Ad esempio può capitare che vi allenate a fare una combo, quella combo vi viene anche per tipo 4-5 volte di fila e quando la provate a fare subito dopo continuate a missarla. È tutto normale, state tranquilli. Dovete continuare a fare pratica su queste cose. Ora, io do per scontato che voi siate dei giocatori che alle prime armi abbiano magari iniziato anche con questo gioco. Quindi, tendenzialmente voi usate sempre le autocombo. Allora, io quello che vi consiglio è di iniziare a inserire manualmente gli input delle autocombo. Ossia, vediamo un'autocombo leggera come funziona. Ok. Allora, adesso vediamo com'è possibile fare una combo simile senza utilizzare le autocombo. Ok, se avete fatto caso, stavolta ho dovuto concludere questa combo con una special, precisamente la prima special di Goku, questa. Ma le special le analizzeremo in una... diciamo che guarderemo le special quando guarderemo i personaggi più nel dettaglio. Per adesso tenete a mente che la maggior parte delle volte molti personaggi possono concludere una combo simile a un autocombo con una special. Ad esempio Goku può concludere quasi tutte le sue combo con la sua special principale, ossia la sua spallata. Il problema è che se noi tentiamo di fare l'autocombo di Goku senza utilizzare la spallata, vedete cosa succede? Ecco, l'attacco praticamente missa, perché non siamo in grado di concatenare il pugno pesante di Goku nella combo fatta imitando l'autocombo.
Però comunque, a parte questo, è una combo molto facile da eseguire. Vi sarà comparsa la notazione sotto, quindi avete visto più o meno come, se avete più o meno capito come funziona la lampad, avrete capito come farla. Praticamente seguite un attacco leggero, medio pesante, ossia fate una scaletta, e poi partite in automatico con il super dash, perché eseguendo subito un pulsante di attacco pesante dopo un altro attacco pesante, il super dash parte in automatico. E questo è un modo molto comodo per continuare le combo senza stare a premere manualmente il super dash. Oltre a questa combo, ci sono altre combo che è bene il caso che iniziate a impratichirvi un po' a usare, ossia le combo che seguono gli attacchi bassi. Come accennato prima, le combo più devastanti di questo gioco iniziano da un pugno medio-basso, così. Ecco, come vedete mi so anch'io, ecco, memoria muscolare, ne stavamo parlando prima. Comunque, sembra molto difficile questa combo, ma comunque non è nulla di che. Dovete semplicemente imparare a fare i salti aerei, e come vi ho spiegato prima, è una cosa che potete imparare solo continuando a fare pratica, pratica e pratica. Se volete una versione più semplice di questa combo, potete provare così. Ecco. Questa combo è praticamente identica alla prima, solo che non ci sono jump cancel. In questo modo è una combo molto semplice e potete eseguirla senza troppi problemi. Ad ogni modo, cercate di non dimenticarvi l'esistenza dell'autocombo, ma di usarle il meno possibile. In realtà le autocombo sono attacchi che possono essere molto utili se sapete come usarle. Guardate ad esempio l'autocombo di Goku. Il terzo colpo. Notate qualcosa? Guardate ora Trunks che si para basso. Esatto. L'autocombo di Goku racchiude un overhead nel suo terzo attacco. E moltissime altre combo automatiche hanno delle proprietà uniche. Ad esempio la combo automatica di Freezer si conclude in una specie di grab, che è rapidissimo e può essere utilizzato anche lontano dallo schermo. O l'autocombo di Hit fa attaccare da tutte le direzioni. Guardate. Vedete? Quindi non ascoltate i giocatori che vi danno dei nabbi se utilizzate l'autocombo. Sono degli strumenti molto potenti nelle vostre mani, se sapete come usarli. E, come tutto, se non li spammiate troppo. Un'ultima parentesi prima di chiudere il discorso delle combo. Non fate l'errore di chiudervi subito in pratica per impararvi le combo. Se non siete ancora molto navigati in questo genere, vi conviene molto di più imparare a giocare bene, imparare a confermare i vostri colpi anche in combo molto brevi e che siete sicuri che vi vengano, piuttosto che sprecare ore e ore in allenamento a fare combo complesse che in partita non sapete come far iniziare. Perché il vero problema delle combo è il come farle iniziare, l'hit confirm di cui parlavamo prima. Poi si tratta tutto del non dropparle, ossia del non sbagliare a premere i pulsanti e non missare i colpi. Ok, concluso questo non breve discorso preliminare sulle combo, passiamo ora a parlare della difesa, come ci si difende in questo gioco. Ok, allora, una delle lamentele che vedo fare più di frequente a questo gioco è che è impossibile difendersi, gli assalti sono troppo veloci, si vince solamente spammando. Ecco, per essere gentili sono tutte cazzate. Nel senso, in questo gioco ti offre tantissime opzioni di difesa e se tu riesci a farti colpire da determinati attacchi hai solo te stesso da incolpare o, al limite, la superiore abilità del tuo avversario. Ora, innanzitutto dovete tenere presente che, come in ogni picchiaduro, ci si può parare. La parata può essere bassa, in questo caso ci si protegge dagli attacchi bassi e dagli attacchi in piedi, o alta, e in questo caso ci si protegge solamente dagli attacchi alti o in piedi. Tenete presente che entrambe le parate hanno delle vulnerabilità, ossia la parata bassa è vulnerabile agli overhead, come avevo visto prima, mentre la parata alta è vulnerabile agli attacchi bassi. Ora, prima parlavamo delle autocombo e del perché spammarle non è mai una buona idea. Guardiamo Yamcha,
mentre fa la sua autocombo contro di noi, mentre lo pariamo. Avete visto? La sua autocombo, quando conclude il suo attacco, è molto punibile. Addirittura sono riuscito a colpirla con un attacco medio di hit, neanche con un attacco leggero, quindi con un attacco che non è istantaneo. Tenete presente che la maggior parte delle autocombo sono praticamente tutte unsafe sul blocco. Unsafe vuol dire che hanno un frame disadvantage, hanno dei frame di svantaggio. Vuol dire che quando tu concludi la tua autocombo, il tuo personaggio impiega alcuni frame, alcuni millisecondi, per recuperare la sua posizione naturale. In quei millisecondi il tuo personaggio è vulnerabile agli input del tuo avversario. In questo modo, se il tuo avversario continua a spammare autocombo, potete facilmente punirlo e fargli capire che non è il modo giusto di giocare. Ora, oltre a questo sistema per arginare un avversario, esistono altri due sistemi difensivi in questo gioco, anzi, consideriamone anche tre. Uno è il deflect, una meccanica molto difficile da padroneggiare che permette di bloccare e deflettere praticamente qualsiasi attacco di questo gioco, tranne le prese. Proverò a deflettere l'attacco di Trunks. No. No, è troppo veloce. Oh, ecco. Come vedete, è molto più facile deflettere attacchi lenti piuttosto che attacchi leggeri, e sostanzialmente non conviene neanche deflettere attacchi leggeri. Comunque, ogni volta che utilizzate il deflect, guadagnerete distanza rispetto al tuo avversario. Quindi se siete tipo chiusi in un angolo, utilizzare il deflect può essere un'ottima idea per guadagnare un po' di spazio e riuscire a allontanarvi dall'angolo, magari con un dash aereo. Ok, la prossima mossa difensiva è, ironicamente, una mossa che abbiamo già visto in fase offensiva. Il Super Dash, perché infatti, non so se lo sapete, il Super Dash è in grado di battere la maggior parte dei colpi energetici, almeno le versioni normali e non le special. Guardate adesso, vedete? Vegeta praticamente ha nuotato attraverso l'attacco di Trunks e mi ha fatto partire una combo. Quindi se vedete che l'avversario sta lontano e continua a spammarvi, tipo Vegeta Super Saiyan con le sue raffiche di attacchi energetici, potete nuotarci in mezzo e punirlo severamente. Benissimo, per le prossime manovre difensive è meglio se ve le faccio vedere mentre siamo all'angolo. Adesso vi faccio vedere come riesco a scappare al pressure che mi mette addosso Trunks. Ecco. Come vedete, se riuscite a vedere un attimo un'apertura, riuscite facilmente a scappare via dal vostro avversario. Oppure, proviamo una manovra un pochino più avanzata. Guardate. Vedete? Questa manovra si chiama Z-Assist, consuma una barra, e vi permette, inserendo l'input che vi farò vedere a schermo, di eseguire un assist in difensiva. Come vedete, l'assist allontana di molto l'avversario, ritrasformando di nuovo la partita in un gioco di neutral. Quindi siete entrambi in posizione neutrale, nessuno sta facendo combo e non avete più l'avversario addosso. È una mossa molto molto utile, che però vedo veramente poco usare online, e è un peccato perché, come vedete, è veramente efficace. Come al solito dovete stare attenti perché funziona solamente mentre state parando, quindi se per caso l'avversario continua a bucare la vostra difesa, non funzionerà. In quel caso conviene molto di più scappare via. Ecco, ricordatevi che avete anche la vampata, seppur vi consiglierei di sfruttarla solamente quando avete solamente un personaggio residuo, ma per la vampata vedremo in uno degli ultimi capitoli, ne parleremo più approfonditamente. Per adesso tenete presente che è una mossa, diciamo, da ultima risorsa. Vi conviene usare una delle altre opzioni che vi ho fatto vedere se siete alle strette. Benissimo, concluso anche il capitolo sulla difesa, veniamo all'ultimo capitolo, ossia le super. Benissimo, come prima cosa delle super voglio far notare una cosa che è molto importante. Fate molta attenzione alla barra vita di Trunks.
vedete la sua barra vita? Quando l'ho colpito con la super di livello 3 è rimasta completamente blu il danno che gli ho inflitto. Questo significa che se lui fa questo, vedete, la sua vita inizierà a rigenerarsi e recupererà completamente il danno preso, facendomi praticamente sprecare 3 barre. Quindi, tenendo a mente ciò, ricordate che una livello 3 conviene usarla solamente se siete sicuri di uccidere il vostro avversario, sia che lo usiate in combo, sia che lo usate da sola. Però, oltre a questo, le super di livello 3 possono essere anche molto utili in difensiva, visto che hanno molti frame di invincibilità e vi permettono di praticamente attaccare il vostro avversario mentre lui è ancora impegnato ad attaccarvi. Se siete abbastanza bravi e riuscite a immettere gli input, potete farlo anche in una situazione come abbiamo visto prima, quando l'avversario ci stava spingendo all'angolo. Per il momento vi consiglierei comunque di iniziare a impratichirvi e utilizzare le livello 3 cercando di anticipare le mosse del vostro avversario. Il caso più fattibile è quando il vostro avversario sta facendo un super dash. In quel caso la maggior parte delle livello 3 colpisce al 100% se riuscite a immetterla. Di contro evitate di fare il super dash se vedete che l'avversario ha almeno 3 barre di super, perché sennò gli regalate una livello 3. Un'altra cosa da sapere delle super è che è praticamente impossibile immetterle in un autocombo completa, come potete vedere. In questo caso sono riuscito a colpirlo solamente perché non stava parando. Un normale giocatore avrebbe fatto tempo a recuperare e a pararsi. Vedete? In questo modo il mio avversario è caduto in uno stato che si chiama Hard Knockdown. In quello stato l'avversario è colpibile esclusivamente dalle super, sia di livello 1 che di livello 3. Ed è uno stato che può attivarsi solo in risposta a determinati attacchi o dopo aver scagliato a terra l'avversario da una notevole elevazione. Se avete fatto caso, ho iniziato l'autocombo di Hit, ma non l'ho conclusa con un autocombo, bensì ho inserito un jump cancel. In questo modo Hit si è aumentato la sua elevazione e abbattendo a terra l'avversario sono riuscito a mandare un hard knockdown. In questo modo sono riuscito ad approfittarne per la mia super. Ma possiamo fare qualcosa di diverso, di un pochino più fattibile per voi. In questo caso non ho neanche aspettato che cadesse in stato di hard knockdown, ma ho concatenato la super in aria. Questa è una cosa che solo alcuni personaggi possono fare, perché solo alcuni personaggi hanno super che possono essere utilizzati in aria. Ad esempio la seconda super di Hit non può essere usata in aria, nonostante sia una delle super più forti del gioco a livello di danno. Quindi varia da personaggio a personaggio e dovete sempre tenerlo a mente. Ok, come anticipato all'inizio del video, userò la parte finale di questo tutorial per parlare un po' dei falsi miti e degli errori più comuni che vengono effettuati dai giocatori più neofiti di questo gioco. Allora, uno degli errori più comuni che ho visto in generale è il pigiare continuamente i pulsanti quando non è il caso di pigiarli. Allora, quello che lo vedo fare più spesso è quando l'avversario va in Dragon Rush. Allora, quello che dovete sapere è che la Dragon Rush è praticamente una mossa safe on block se viene parata. Guardate, ve lo faccio vedere. Vedete? Black Goku è riuscito a pararmi subito dopo che io ho parato la sua Dragon Rush. Quindi voi non potete counterare una Dragon Rush attaccando subito dopo averla parata. Ma dovete anticiparla. Così. Vedete? Una combo da 3670 danni partito da un singolo errore del mio avversario. E questo era uno. Poi, altre cose che vedo è il lamentarsi della semplicità generale del gioco. O per le autocombo, o per l'esiguo numero di super dei vari personaggi. Ecco, questo è un errore che vedo fare ad esempio anche ad altri giocatori che vengono magari da altri picchiaduro, ma non da picchiaduro a squadre. La differenza principale di un picchiaduro a squadra rispetto ad un picchiaduro 1v1 è che tu non controlli 3 personaggi, tu controlli un singolo personaggio che è la somma di tutti e 3 i personaggi che stai usando. Quindi è come se tu potessi combinare le special di Goku, le special di Vegeta Blue e le special di Hit, ad esempio nel mio team. Quindi quando tu vai a costruire il tuo team non stai scegliendo semplicemente i 3 personaggi che ti piacciono di più. Per carità, sì, puoi fare anche così. Ma l'idea ottimale sarebbe scegliere dei personaggi che si complementano a vicenda. Ad esempio, Hit è un personaggio molto forte
con i suoi mix-up, però ha degli attacchi bassi molto deboli, quindi io devo usare sia Goku che Vegeta per complementare le debolezze di Hit. Altro errore che vedo fare spessissimo dei giocatori è il, per l'appunto, dimenticarsi ancora una volta che questo è un gioco a squadre e quindi non hai solamente un personaggio. Ricordate che ogni volta che prendete danno, la vostra vita blu può recuperarsi. Quindi se voi effettuate un cambio, il vostro personaggio potrà recuperare parte dei danni che avete subito. Dovete tenere però anche presente che non potete cambiare quando volete, perché se l'avversario è abbastanza intelligente, vi becca durante un cambio, vi fa l'anti-air e vi regalate una combo gratis. Tenendo presente questo, potete sfruttare anche la situazione a vostro vantaggio. Ad esempio, mettere l'avversario in condizione da forzargli praticamente un cambio per non fargli perdere un personaggio e quindi anticipare indovinando quando lui eseguirà il cambio. Comunque, il momento più safe, secondo me, di effettuare un cambio è magari durante una combo. Tipo, in una delle combo più semplici. Vedete? Sono riuscito a cambiare durante una combo in Vegeta e l'avversario non poteva fare nulla per punire il mio cambio. Certo, questo vuol dire che il cambio non va usato come un sistema difensivo, ma come un sistema offensivo e effettivamente è più difficile. Però è bene prenderci un po' la mano. Ok, penso sia il caso più o meno di chiudere il tutorial qui, anche perché è stato abbastanza lungo. Ho cercato di essere comunque il più completo e sintetico possibile. Ho volutamente tralasciato alcune cose abbastanza complesse per un giocatore alle prime armi, ma ho comunque inserito alcune di queste cose nel tutorial per darvi comunque un input a quello che potete puntare in un futuro. Per i prossimi video io preferirei concentrarmi più sui personaggi singoli e quindi spiegarvi un po' come potreste usare alcuni personaggi che so usare abbastanza bene. Se comunque volete avere magari un video di approfondimento più magari legato alle combo o a qualche altro aspetto più nel dettaglio di questo video, lasciatemi pure un commento qua sotto e io vedrò di farvelo uscire in tempi brevi. Qui è tutto da spirito combattivo. Vi ricordo che non sono super esperto, sono solo un giocatore che sa quello che fa.